è una delle partite più attese della stagione, a prescindere dalla classifica, a prescindere dai momenti, a prescindere dallo stadio, è sempre Milan-Juve ed è una di quelle che è vietato perdersi. A dirigere la partita c'è Gabriele Scatena, cominciato molto bene. Palla recuperata da Piemonte, errore da parte della Juve, Piemonte va per la porta. Per ora ad alzare il ritmo Aslani, prova a rubare il tempo, si butta in area di rigore, si ferma la Juventus e segna il Milan 1-0 con Aslani su una dormita enorme della difesa bianconera. È il quinto gol in questo campionato per Aslani. Direttamente dal rilancio di Laura Giuliani, la sponda di Piemonte e poi Sembrant si fa rubare il tempo da Aslani, che come al solito esulta stile Ibra. Le due punte di Maurizio Ganz confezionano il gol dell'1-0 per il Milan. Sofia, pallone dentro l'area di rigore, ancora con Aslani protagonista, rimpallo Aslani, doppietta in neanche due minuti, 2-0 per il Milan, ancora Aslani letale dentro l'area di rigore, le prende tutte. Sta purtroppo in negativo, schiaccia questo pallone di testa, Aslani è lì, sfrutta il rimpallo, aprire non può far nulla. 2-0 per il Milan, scioccante primo tempo per la Juve. Il Milan rialza la testa e lo fa anche con discreto stile. Batte Cernoia. Ok, movimenti dentro l'area di rigore, c'è Pedersen che viene anticipata. Bonfantini batte e segna. Eccola la reazione della Juve, di rabbia, di forza. Con Bonfantini si riapre subito il discorso. 2-1. Messo in difficoltà la difesa rossonera con Piemonte che ha anticipato anche Giuliani. Questo lo sentite il coro dedicato all'Agnese Bonfantini. Controreazione del Milan, da valutare la posizione di Piemonte. Buona Piemonte! 3-1 per il Milan, botta e risposta, è scoppiata la partita, di nuovo più due per le rossonere, anche Piemonte a segno, le due punte di Maurizio Ganz ripagano in 32 minuti. E Piemonte con una soluzione di potenza ristabilisce le distanze. 3-1 Milan. Rosucci al limite dribbling. Cernoia, tre maglie bianconere dentro l'area di rigore, parte il cross, colpo di testa da parte di Cantore, Giuliani in calcio d'angolo. Pallone in area di rigore e arriva la deviazione di Goggia che fa 4-1 per il Milan. E per la quarta volta nel pomeriggio aprile raccoglie il pallone dentro la sua porta e questo è un gol che può essere importante per la squadra di Maurizio Ganz. Arriva peraltro sugli sviluppi di palla inattiva Bonfantini, sposta, poi riesce ad allargare ancora per Gunnarsdottir, parte il cross, diventa quasi un tiro, Girelli è lì e sfrutta l'opportunità, tanto per cambiare, Cristiana Girelli non esulta, prende direttamente il pallone, fa 4-2 e segna il suo sesto gol. Ha lavorato sul fianco la Juventus, poi qui ci sarebbe anche da valutare probabilmente la posizione però di Girelli che sembra un pochino al di là, non si alza neanche Gio Montemurro. È 4-2 per il Milan, gol di Girelli. Grimshaw, sguardo dentro l'area di rigore, Trighe, velo, arriva Adami, Murata, seconda chance, Adami incrocio pieno, poi Pedersen allontana, giocatona di Gunnarsdottir, Dulian dentro l'area di rigore, arriva Boatin, palo, la Juve ad un passo dal 4-3. Gunnarsdottir dentro con deviazione, Girelli, Cristiana Girelli con doppietta, fa 4-3, ci sono 45 secondi da giocare.
la deviazione determinante da parte di Fusetti, che fischietto in bocca per il direttore di gara, che dice che basta così. Vince il Milan soffrendo fino all'ultimo, 4-3 contro la Juventus, che ci ha provato fino al 95esimo, ma alla fine cade.